L'umanità di Teresa, la semplicità di Teresa, come abbiamo detto, emerge in tutta la sua vita spirituale e quindi caratterizza fortemente la preghiera. Teresa di Lisieux ci racconta di un difetto che lei aveva durante appunto la preghiera, è la preghiera di meditazione. Pensate che lei per circa 7 anni doveva combattere con il sonno perché non riusciva a essere sveglia durante la meditazione. Eppure in questo ha trovato consolazione da Gesù. Lei scrive che a un certo punto in una visione chiede scusa al Signore, a Gesù, e gli dice: Signore, perdonami, io non sono capace di pregare e di essere sveglia, non sono capace, non ti amo fino a punto di stare sveglia. E sapete Gesù che cosa dice a Teresa di Lisieux? Dice: no, Teresina, mi piace quanto tu ti addormenti, perché così posso prenderti tra le mie braccia e posso cullarti. Che grande tenerezza da parte del Signore quando noi ci facciamo piccoli, quando noi ci abbandoniamo a Lui. Ma torniamo un po' a come vediamo, ecco, anche per il nostro cammino, questo ci serve di preghiera, come Teresa vive questa difficoltà di non addormentarsi durante la meditazione. Io mi addormento ancora, quindi forse sono in buona compagnia. A chi in un certo senso la rimproverava e a se stessa, Teresa, a proposito di questa sua abitudine e la debolezza a addormentarsi durante la meditazione, cosa che era considerata antieroica ai suoi tempi, bene, Teresa scrive, dice: dovrei dolermi di dormire da 7 anni durante le orazioni, eppure non me ne dolgo. Penso che il Signore vede la nostra fragilità e si ricorda che noi siamo soltanto povere, polvere, chiedo scusa, che noi siamo soltanto polvere. Vedete la coscienza e la consapevolezza delle proprie fragilità di un animo semplice. Ma Teresa si vuole impegnare a superare questa difficoltà, allora decide di ricorrere alle letture spirituali. Eppure, leggendo le letture spirituali, forse non si addormenta più, ma a un certo punto lei scrive e dice: anche dinanzi al testo più bello di un autore più bravo, il mio cuore si chiude subito. Ed ecco qui un metodo che Teresa di Lisieux ci insegna e ci dice: dove ha trovato il segreto per poter vivere la preghiera meditativa con il Signore? E scrive: è soprattutto il Vangelo che mi occupa durante le mie orazioni. Vi trovo sempre nuove illuminazioni e significati nascosti e misteriosi. Il Vangelo diventa l'oggetto delle sue meditazioni. E Teresa poi dice che i due personaggi che lei ama di più e su cui ama fare la sua meditazione sono il pubblicano e Maria Maddalena, e spiega anche il perché ama questi due personaggi. Dice: non è al primo posto, ma all'ultimo che mi slancio. Invece di mettermi davanti come il fariseo, ripeto, piena di fiducia, l'umile preghiera del pubblicano. E poi aggiunge: ma soprattutto imito il comportamento della Maddalena, la sua stupefacente o piuttosto la sua amorosa audacia. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, detto al cuore. Ciao a tutti!